E oggi giornata ideale per le manifestazioni all'aria aperta. A Gorizia e a Trieste due manifestazioni podistiche. Una di queste a Trieste ha aperto anche il Porto Vecchio ai corridori per 10 chilometri. Vediamo il servizio di Paolo Roncoletta. 500 podisti al via della Cori Trieste con un percorso suggestivo tra Riva e Porto Vecchio, competizioni di 10 km e atleti di spicco con una madrina d'eccezione, la medagliata alle Paralimpiadi Annalisa Minetti. Cos'è per lei lo sport? Un messaggio di vita che vuole in qualche modo sostenere la condivisione, l'integrazione, l'inclusione e l'aggregazione. Lo sport è il giusto modo di vivere e vorremmo che i nostri ragazzi potessero educarsi attraverso lo sport alla vita. Successo al keniano Kipnietich in 29:46 davanti all'italo-marocchino Rashik, tra le donne prima alla Montrone, triestina di adozione. Oltre alla gara competitiva c'era anche la family non competitiva sulla distanza dimezzata di 5 km, ideale per famiglie con bambini e per chi preferisce camminare piuttosto che correre. E c'è chi si è portato il cane al seguito. Da Trieste a Gorizia, dove si è rinnovato l'appuntamento con la Vivicità tra Gorizia e Nova Gorizia, partenza e arrivo nel piazzale della Transalpina. Evento nel segno della solidarietà, braccialetti e cordini blu ricordavano che una settimana fa si è celebrata la giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo e da Vivicità un aiuto concreto ai bambini siriani ospiti dei campi profughi. Tra i percorsi 12, 6 e 3 chilometri, oltre 600 i partecipanti ed in questo caso non ci sono classifiche perché la podistica proposta da oltre 20 anni dall'Unione Italiana Sport per Tutti ha carattere non competitivo. Per entrambi gli appuntamenti domenicali le condizioni meteo sono state ideali per gli appassionati di podismo o di passeggiate con qualsiasi ritmo.